Mi avete tenuto sveglio fino alle 2 di notte. E quindi, visto che ho fatto le ore piccole per lavorare per voi, questo video ve lo beccate tutto. Mi avete chiesto di parlare di più di programmazione funzionale e io l'ho fatto in ben due video. Ma no! Voi non eravate contenti perché qualcuno ha detto portaci un esempio con un linguaggio vero. Bene, eccovi serviti! Ma come sempre procediamo con ordine anche perché adesso io ho un annuncio. 2 settimane fa, in questo video, vi avevo fatto vedere come si faceva un esercizio universitario per fare in Python la media mobile. E io la feci non solo in Python, ma in altri due linguaggi di programmazione, C++ e Java. Benissimo, per accontentare i vostri gusti, oggi rifacciamo lo stesso esercizio, ma con un linguaggio di programmazione funzionale. E quale ho scelto fra i tanti linguaggi di programmazione funzionale? Beh, ho preso ispirazione da un altro vostro commento, dove qualcuno menzionava F Sharp. E quindi, adesso, quello che vedremo è l'esercizio della media mobile in F Sharp. Cosa so di F Sharp? Un c***o! Infatti non farò come la volta scorsa e metterò al computer e vi faccio vedere mentre lo faccio. Perché prima dovevo imparare il linguaggio e poi fare la media mobile. E io ci sono stato non meno di 2 ore a imparare a implementare questo. Ma prima di cominciare, annuncio! Come vi dicevo, il video che ho fatto sulla media mobile è andato piuttosto bene. E non mi sarei aspettato che vi sarebbe piaciuto. Ma nello stesso momento è stato anche criticato. E le critiche erano giuste. Io l'ho fatto in maniera molto raffazzonata. E quindi sì, mi avete detto, il fondo è piccolo. Quindi beccatevi questo fondo. Oppure quest'altro. In Comic Sans. Quindi, per festeggiare il successo di quel video, ho pensato di fare un nuovo format che chiamerò Code Academy. Che cosa ha di accademia? Un c***o. Mi piaceva il nome e quindi l'ho utilizzato. Inoltre, non so se l'avete mai notato, le thumbnail di ogni format hanno un colore di base principale. Per esempio, Breaking News è verde, Vlog è ciano, Storia è giallo e Under the Hood è blu. Quale colore avrò mai scelto per Code Academy? Viola. Perché? Boh, mi piaceva. E quindi lo uso. Inoltre, cosa ho fatto? Questi due video, che sono stati pubblicati nella sezione vlog, passeranno alla sezione Code Academy. Se andate a vedere la pagina principale del canale, troverete una nuova playlist e ho deciso di metterla in cima, visto che vi piace. Oppure fatto una sigla bellissima per questo nuovo format Code Academy. E ve la mostro. Prima di mostrarvi il mio codice F Sharp della media mobile, tendenzialmente a questo punto vi direi di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina, ma questa volta non lo farò perché questo video nasce da una vostra richiesta, quindi suppongo che se guardate questo video siete già iscritti al canale. Ma per carità, se non lo siete, fatelo. Tuttavia, visto che io ho lavorato e ho fatto le ore piccole per voi e mi sono venute le occhiaie per colpa vostra, fate girare questo video per farmi capire il vostro apprezzamento. Lo so, ancora non vi ho mostrato il codice. Però lasciatemi un like sulla fiducia, già solamente perché sono andato a dormire le 2 di notte. Adesso andiamo a vedere il codice, però vorrei fare una piccola disclaimer. È il mio primo codice in F Sharp. Sono sicuro che qualcuno più esperto di me potrebbe dire che ci sono modi più efficienti di farlo. Non lo metto in dubbio. Però secondo me come primissimo tentativo ho ottenuto un ottimo risultato. E inoltre, se ci sono dei modi diversi per fare la stessa cosa, magari in modi più efficienti, scrivetemi nei commenti. Dove ho imparato F Sharp? Semplicemente ho preso delle guide, tra cui quella ufficiale di Microsoft, che vi lascerò tutto in descrizione. Ad ogni modo, come prima esperienza sono molto soddisfatto. Tra l'altro ho perso più tempo con questo idiota di Visual Code a configurarlo per F Sharp che imparare a implementare quello che mi serviva. Io ho semplicemente imparato esattamente quello che mi serviva. Prima di procedere con questo video, andate a recuperare il video dove ho parlato della media mobile, perché io non entro in questo video a ripetere il testo del problema e lo darò per scontato. E adesso andiamo allo schermo. Allora, la prima riga è questa Open System, che semplicemente permette di importare la libreria di sistema, che è praticamente la stessa libreria di sistema che ci sono, da quello che ho capito, in tutti i linguaggi di Microsoft.net. In questa linea di codice dove c'è scritto exception, io non faccio altro che creare una nuova eccezione chiamata exam exception, che è semplicemente un'eccezione di stringhe. Wow, in F Sharp un'eccezione si fa con una sola riga e non come l'ho fatta in C++ che aveva tutte queste righe. Adesso, questa linea di codice, type moving average, permette di definire una nuova classe. E adesso qua le cose si fanno molto complicate.
Come vedete qua c'è questo WS che è di tipo intero. WS è il parametro window size che prende il costruttore in input per creare un nuovo oggetto di tipo moving average. Ora qui c'è questa cosa strana che io ho impiegato non poco a capirla. WS è il parametro formale che prende il costruttore, però questo valore va passato alla proprietà dell'oggetto stesso. E questo lo si fa scrivendo let window size due punti int uguale WS. Praticamente sto dicendo che la proprietà della classe si chiama window size, che è sempre di tipo int, e deve essere uguale al parametro attuale passato nel momento dell'istanziazione dell'oggetto. E inoltre queste righe let window size do permette di creare il costruttore della classe. Quello che c'è sotto il do di questa roba qua è il corpo della funzione costruttore della classe. Poiché già automaticamente mi assegna WS a window size, non devo fare altro che controllare se window size è negativo o uguale a 0, perché in quel caso lanciamo un'eccezione. E che tipo di eccezione lanciamo? Esattamente quella exam exemption. Adesso qua noi osserviamo una cosa molto particolare della programmazione funzionale, che è quella di cui vi parlavo in questo video. Questa stringa viene passata exam exemption, che a differenza dei linguaggi di programmazione a cui siamo abituati, quelli imperativi e orientati ad oggetti, non scrivo exam exemption parentesi tonda, ma faccio l'applicazione tra due funzioni separando da uno spazio. Praticamente qua dico che questa stringa viene applicata a exam exemption. Ora qualcuno potrebbe dire: ma queste non sono funzioni, una è un'eccezione e l'altra è una stringa. Se dite questo è perché non avete visto questo video, perché vi dicevo che nel lambda calcolo e quindi nella programmazione funzionale tutto è una funzione. Benissimo, adesso andiamo a vedere come ho fatto il metodo compute, che è quello che ci serviva per fare la media mobile. Praticamente la parola chiave member significa semplicemente che io sto definendo un nuovo metodo in questa classe moving average, che prende in input un array di float che chiamo data e ritorna un altro array di float. Ah, una cosa che mi sono dimenticato di dirvi è che F Sharp è tipo Python, che non ha i blocchi di istruzione con le parentesi graffe, ma utilizza l'indentazione. Quindi tutto quello che viene indentato appartiene al metodo, alla classe, quello che ci sta prima, insomma. Prima di passare al corpo del metodo compute, dovete notare questo this.compute. Il metodo si chiama compute, infatti, ma cos'è questo this? Come Python, la variabile che permette ad accedere all'oggetto in questione lo dobbiamo specificare noi. In alcuni linguaggi di programmazione c'è solo this. In C++ c'è this, come in Java o come in PHP. In Python, il primo parametro di ogni metodo è la variabile che definisce l'istanza, che molti chiamano self, però la puoi chiamare, come direbbe Lucilla, allora chiami un altro cazzo. Anziché chiamare self, la chiamo this. Lo stesso principio lo si fa qua. E quindi io semplicemente ho chiamato l'istanza dell'oggetto corrente this. Sì, la potevo chiamare anche in questo caso sto cazzo. Preferito this. E qua, a differenza di Python, che è il primo argomento di ogni metodo, in F Sharp, non so per quale motivo, la variabile dell'oggetto corrente precede il nome del metodo e si divide tutto con un punto. Vabbè. Allora, il corpo del metodo ha tre righe. Le prime due sono molto semplici. Se la lunghezza dell'array data è uguale a 0, lancio un'eccezione. Invece, se la lunghezza dei dati è minore della window size, quindi significa che la window size è più grande dei dati che abbiamo, lancio un'altra eccezione, che sono praticamente le stesse eccezioni che ho fatto la volta scorsa. L'ultima riga è quella più complicata e la dobbiamo dividere in tante parti. Punto 1, questa array init. Ora, da quello che ho capito, F Sharp ha accesso a tutte le cose base che hanno tutti i linguaggi di programmazione .NET. E c'è una classe chiamata array, che c'è un metodo che si chiama init. Questo metodo prende due parametri. Questo è il primo parametro e tutto questo lunga roba qua è il secondo parametro. Ora, quali sono questi due parametri che accetta init? Il primo è la lunghezza dell'array che vogliamo inizializzare. E come vedete, io sto utilizzando la stessa formula che ho fatto la volta scorsa. Il secondo parametro, e qui le cose si complicano, il secondo parametro accetta una funzione che deve avere in input un indice e deve restituire un valore. L'idea qual è? ArrayInit quello che fa è, se noi diciamo che vogliamo fare una lista di 5 elementi
chiamerà la funzione che noi gli stiamo passando 5 volte e di volta in volta la invocherà mettendo valori diversi da 0 fino a 4. Perché anche F# è zero based. E qui io uso questa sintassi che mi permette di definire le funzioni anonime o le lambda expression. Che lambda expression semplicemente richiamano al lambda calcolo. Quindi ecco perché nel video dove parlo di programmazione funzionale ho parlato in maniera estensiva di lambda calcolo. Il secondo parametro di init, ricapitoliamo, prende in input una funzione che ha come input a sua volta un numero che va da 0 fino a n-1, che n è il parametro della lunghezza che gli passiamo del nostro array. Qual è il corpo della funzione anonima che gli stiamo passando ad array init? Praticamente dico, prendi i dati e fai lo slicing. Lo slicing è semplicemente quell'operazione che dico di prendere un sottinsieme contiguo di un array. Quindi prende da un array tutto quello che c'è da A a B, in cui io devo dire qual è A e B. Nel mio caso, gli dico, prendi tutto quello che c'è fra idx e idx più window size meno 1. Quindi se idx è 0 e window size è 3, io dico di prendere tutti gli elementi che vanno da 0 a 2, perché sono 3 elementi. E qua si differenzia da Python. Infatti non riuscivo a capire bene alcuni dei risultati che avevo. Quando noi diciamo a Python di fare lo slicing fra A e B, in realtà Python non fa altro che prendere tutti i valori che vanno da A a B meno 1. Invece F# prende i valori che vanno da A a B compreso. Quindi se io dico di prendere da 0 fino a 3, mi prenderà 4 valori. Quindi ecco perché io devo dire qua idx più window size meno 1. I dati che vanno da idx a idx più window size meno 1, e questa operazione restituisce un altro array, però un array più piccolo. Poi utilizzo sum, sempre di array, che non fa altro che restituirmi un numero dato dalla somma di tutti gli elementi dell'array, e poi semplicemente divido per window size. E qui faccio un cast a float perché ho visto che lo dovevo fare. Benissimo, con solo 3 righe di codice ho fatto il metodo compute. Poi il codice che viene sotto è semplicemente quello che mi permette di preparare dei dati e passarlo al metodo compute di una nuova istanza. Alla fine quello che viene sotto è creare un array di dati e applicarlo al metodo compute. Vediamo come ho fatto. Come potete vedere, un array si definisce in questa maniera. Tra l'altro qui c'è questa sintassi strana che usa queste parentesi quadrate, le pipe. Se l'ho capito male, in F# se si usano le parentesi quadrate normali, senza queste pipe, si definisce una lista e non un array. Poi cosa faccio? C'è printfn che prende due parametri. Il primo parametro gli dico semplicemente che deve stamparmi in quel punto un array. Quale array? Quello che viene restituito come output della funzione compute. Qua non faccio altro che istanziare un nuovo oggetto movingAverage con window size di 2. Chiamo il metodo compute e gli passo input. Adesso andiamo a vedere se tutta questa roba che ho fatto in F# funziona, visto che non ho mai programmato in F#. Yeah! Siete soddisfatti? Si poteva fare meglio? Scrivetemi nei commenti. Il codice della mia soluzione lo troverete nello stesso repository dell'altra volta, che è messo come primo commento nel video in cui parlo della media mobile. Ora qualcuno potrebbe dire, ma perché lo metti anche qui sotto? Perché io credo di essermi meritato un'altra visualizzazione dell'altro video che ho fatto, visto che fare questo video è stato molto faticoso. Quindi pinguini, come al solito vi ringrazio dell'attenzione, andatevi a recuperare gli altri video che porto su questo canale, che sono tantissimi, belli e ricercati. E quindi, per oggi ho finito e ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!